Buongiorno, buongiorno amici di Videom Italia, bentrovati oggi 13 dicembre 2022. Iniziamo subito con questa nostra prima edizione del TGM Notizie, oggi Santa Lucia. Auguri a tutte le Lucie. E dove partiamo stamattina? Sicuramente stamattina partiamo quella che è la notizia che in questi giorni se ne parla. Tantissimo e si parla veramente di uno schifo, qualcosa veramente di indescrivibile, di tutto quello che sta avvenendo fuori nel discorso del Parlamento europeo. Addirittura gli scandali adesso, pensavamo che a Bruxelles, pensavamo che alla Comunità europea non ci fossero scandali, e invece eccolo qua, lo scandalo veramente che sta facendo parlare tutto il mondo e sta facendo ridere tutto il mondo, anche per il sistema, addirittura soldi, sacchi di soldi trovati a casa di vicepresidente del Parlamento europeo, soldi trovati 500.000 euro in contanti a casa di qualche altro deputato, è veramente qualcosa di indescrivibile. Ecco, uno scandalo legato a presunte tangenti e corruzione di alto livello agita appunto il Parlamento europeo, probabilmente il più grande della storia dell'istituzione comunitaria, il più grande della storia dell'istituzione comunitaria. La democrazia europea è sotto attacco, ha detto la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Ecco, la democrazia europea è sotto attacco, e per colpa mia, per colpa di chi? Per colpa sicuramente di qualcheduno, per la storia appunto Qatar. Si parla praticamente di soldi arrivati dal Qatar come mazzette praticamente per far passare alcuni provvedimenti, ed è veramente vergognoso. Guardate, poveri noi, poveri noi. Mentre pensavamo che appunto a Bruxelles tutto funzionasse secondo determinate norme di trasparenza, di legalità e robe del genere, ma i soldi, come dice mia moglie, non guardano in faccia nessuno. Il Parlamento europeo è troppo permeabile alla corruzione. E pensate che un attimino ci sono delle cose che sono proprio consentite proprio da parte dello Stato. Per esempio, se noi andiamo a parlare dei lobbisti, i lobbisti addirittura ci sono 300, mi pare, sentivo ieri, 300 ex parlamentari della Comunità europea che sono iscritti come lobbisti. I lobbisti chi sono? Sono quei personaggi praticamente che stanno all'interno di una istituzione, per esempio all'interno del Parlamento europeo, all'interno praticamente dello Stato del Parlamento italiano, del Senato italiano, e che spingono, fanno lobby, cioè per far approvare determinate leggi o determinati provvedimenti. È sempre una questione, e in Sicilia direbbero sempre una questione di piccioli, che fa veramente schifo, che fa veramente pietà. Io non riesco a capire appunto come la gente ancora sopporta in silenzio tutte queste angherie, perché è uno schifo. Non c'è un giorno che non si sente di tangenti, di arresti, di corruzione, barche di soldi. Adesso addirittura sacchi di soldi, cioè pensate un attimino, sacchi di moneta trovata a casa di questa parlamentare greca. E da un'altra parte c'è gente che non riesce a fare un attacco, c'è gente che per fare un esame deve aspettare 2 anni. C'è gente che non riesce a pagare la bolletta della luce a fine mese, c'è gente che si fa tagliare praticamente il contatore dell'acqua perché non riesce a pagare nemmeno la bolletta dell'acqua, e da un'altra parte c'è questa gente che utilizza praticamente i sacchi
sacchi di moneta. È veramente qualcosa, ripeto, di indescrivibile e di vergognoso. E pensate che un parlamentare europeo non è che guadagna 2.000 euro al mese, un parlamentare europeo guadagna uno stipendio di oltre 20.000 euro al mese, ha viaggi aerei gratis, no, ha alberghi, ha ristoranti, ha tutto gratis, oltre a 20.000 euro al mese, oltre che si deve far consegnare appunto un sacco di sacchi di moneta, sacchi di soldi, veramente è qualcosa di indescrivibile. Chiudiamola questo argomento, facciamola vedere a tutta pagina questa signora biondina, ecco, del Parlamento europeo, vicepresidente, facciamola vedere, ecco, questa nobildonna che addirittura si è fatto trovare un sacco di soldi che nascondeva, questa deputata greca nascondeva nel suo appartamento di Bruxelles. Sì, l'aveva fatto con la raccolta degli spiccioli, risparmiando gli spiccioli, aveva riempito sacchi di moneta, sacchi di soldi. Mi viene veramente lo schifo. Cambiamo pagina. E andiamocene immediatamente sulla nostra Puglia e vediamo stamattina le notizie della nostra Puglia. Spaccio nel Tarantino, 6 persone arrestate. I carabinieri di Massafra Taranto hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a 6 persone, 5 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Andiamo avanti ancora con le altre notizie, sempre dall'ANSA Puglia. Scontro autobus, identificate le 3 vittime. Sono Sara Grimaldi, 19 anni, Elisa Bonsanti, di 25 anni, e Michele Traetta. Ricordo, questo è un incidente successo appunto sulla statale 96 a Modugno. Andiamo avanti ancora, in questi giorni stanno venendo fuori le statistiche sulla qualità della vita. Bari guadagna 6 posizioni e al 66esimo posto. Andiamo avanti ancora, migranti, dopo lo sbarco dell'Humanity, un prefetto a Bari in Puglia ha accolto 66 minori. Andiamo avanti con la bella notizia, Covid in Puglia, 0 decessi, 699 casi, il 16% dei test. Andiamo avanti ancora, non c'è pace nemmeno per la Guardia Forestale, in fiamme 2 mezzi carabinieri forestali nel Foggiano. Andiamo avanti ancora, si allontana da casa a Brindisi, 48enne ritrovato morto. O 48enne di Brindisi è stato ritrovato morto in una masseria abbandonata in contrada Bitrano, non molto distante dalla sua abitazione, di cui si era allontanato da alcune ore. PD, Bonaccini no autonomia, che spacca il paese. E questo appunto per tutto quello che è successo, quel terremoto che è successo all'interno della Regione Puglia, con la fuoriuscita di alcuni consiglieri regionali dalla maggioranza di Michele Emiliano. Vedremo un attimino adesso, ecco, che cosa faranno. Andiamo avanti ancora. Picchia per anni il compagno, condannata una 34enne. Questa volta si sono invertiti appunto i ruoli. Velocemente, dai, ce ne andiamo su Brindisi Report. Vediamo Brindisi Report. Qualità della vita, Brindisi si conferma nella parte bassa della classifica. E vabbè, e figuriamoci, se Brindisi si poteva classificare una volta nei primi posti di qualità della vita. Non c'è pace per la nostra Brindisi, non c'è stata mai pace per la città. Qualità della vita si conferma nella parte bassa della classifica. La consueta indagine annuale del Sole 24 Ore, la provincia brindisina perde una posizione rispetto al 2021 e si piazza al 92esimo posto. Andiamo avanti ancora, sempre a Brindisi, caduta fatale dal tetto di un capannone, il PM dispone altri accertamenti. E
e rimanevano sempre su Brindisi. Abbandoni nei pressi del parco, un cittadino fa un video e si ritrova con l'auto danneggiata. Protagonista, una banda di ragazzini di 12 a 13 anni. L'uomo aveva postato il video su Facebook. Epcast da Trieste, ritorno una squadra vincente. Bene, andiamo a vedere la pagina di In Puglia 24, come apre stamattina In Puglia 24, le ultime notizie da Brindisi. A Fasano sono state intitolate 10 nuove strade a personalità locali e nazionali. Andiamo avanti ancora. Capodanno a Bari, in Piazza della Libertà, sul palco, i Bomba Pesce e la rappresentante di Elisa. A Fasano, a Pezzi di Grego, un incontro sulla nuova riforma dei PAC. Bene, Bari, nuovi centri di genetica medica e medicina fetale al di Venere. Dicevo, in ogni città ci sono eventi natalizi e praticamente domenica abbiamo mandato le nostre telecamere in giro per Martina Franca, c'erano diverse iniziative e io vi saluto. E vi lascio con questo speciale realizzato appunto da Video M Italia. Grazie, buona giornata, a domani. Perché lavoro con le associazioni che fanno arte, terapia, musica. Io con le percussioni ho lavorato con tante scuole in Italia con dei bambini e con le percussioni sono riuscito veramente ai bambini che hanno avuto dei problemi a tirarle con le percussioni. Per cui con i bambini abbiamo una vibrazione, una telepatia. Guardali questi, loro tutti mi vogliono bene. Mi vogliono bene tutti i bambini, capito? Quando mi ringraziano, tra l'altro, da ieri, per se no, dimmi, da te.
mira a befare, a me! Insomma, ci sono che per te per befare, non è che sono sbagliata così, però ci sono che per te chiaramente, ma così persona, mi stai in offesa! Beh, però, signora, mi vedo meglio, ci vuole forse che ci svetta, so che si fa, e che li fanno, dice, come sa, per la befare di bolli, i caramelli, porte, un cazzetto, però, li puntaccio un po' e caro, non avevo più caramelle, e già avrebbe fatto a me. E magari, non so come voglio. Ancora una domanda per tutte e due. Ecco. Da dove venite e dove abitate? Ah, dove abitate? Io, in Medio Oriente, Maria Tandan, Castron Colonna. Io, signore, venite a te pesce, se stai buono. L'unico di capo, perché io caffè c'è un fru, ma c'è un fru, non la nostra mia scuoletta, già la nostra pipì gas, arrovete una bolletta per mangiare un pesce. E lei, signora Befana? Da dove proviene? Ah, beh, no, io vengo dalla barriera, io sotto testa, lui come sono io sotto testa. Ah, in età Germania, però io ero un po' più di libro, non la sa quando ero con un uscire, hai anche alla Toscana, le Toscana. Io ho un passo in un paese dove c'è un paese, dove c'è la bacia di Lucca. Lucca, signore Lucca. No, c'è l'Opolo, io ero pure Lucca, paese Lucca. Opolo. Ah, babbo. Questa prima, in questo primo insomma, intervento ci declamerà una delle sue poesie che si chiama Clochard. Clochard. Vi osservo come non mai da uno dei tanti marciapiedi umidi della vita. Siete stufi, annoiati, arrabbiati. Vi hanno tolto la libertà, dite. Non potete uscire. Non potete baciare, abbracciare nessuno. Avete ragione. È assurdo e fa male. Ma quando tutto questo sarà finito e il mondo si rialzerà, sarà ancora più bello e colorato. Rimarrà solo un brutto ricordo, sbiadito nel tempo. Ma ora meditate su quello che avete, perché presto tutto ritornerà come prima. Abbracci, baci, carezze, perché tanti come me non hanno più casa da rifugiarsi e famiglia da abbracciare. Grazie. Che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Ti scorderò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù.